Grande partecipazione a Catanzaro per l'apertura delle gallerie del San Giovanni. Dopo un lungo periodo di recupero e riqualificazione, l'amministrazione comunale ha inaugurato quel luogo ricco di fascino che racconta una storia millenaria che sorge sui resti del castello normanno e che nel corso dei secoli ha subito destinazioni d'uso differenti. Lungo gli antichi camminamenti sotterranei vi sono oggi moderni impianti di illuminazione, elementi d'arredo, punti informativi e monitor che raccontano ai visitatori la storia di quel luogo. Ci tenevo tantissimo perché rappresentano la storia di Catanzaro, la storia del 1400. Con l'apertura delle Gallerie del San Giovanni parte finalmente il progetto che abbiamo sul centro storico, quindi le facoltà in centro, sociologia, l'Accademia delle Belle Arti che fra qualche mese potrà insediarsi nel Palazzo del Ducandato, i master al San Giovanni, Palazzo Fazzari che sarà ristrutturato, la scuola Mazzini, oggi un'esposizione dell'artigianato tipico calabrese, ci sono le ceramiche squillace, e perché vogliamo fortemente recuperare questo artigianato col progetto che abbiamo con Fincalabre, che partirà dalle attività commerciali a quelle artigianali e che vedrà sicuramente impegnata l'amministrazione comunale al rilancio definitivo del centro storico. Nel corso dell'inaugurazione, fino al 1° maggio, ad accompagnare i visitatori lungo il percorso sarà l'associazione Guide Turistiche Calabresi. Rossella Galati per l'ACNews 24.